Il fascino delle sughere che fanno da corona al Golfo di Policastro ha emozionato i 34 escursionisti che hanno inaugurato il sentiero delle sughere tracciato dalla neonata associazione Ciucciopolitana. Una passeggiata che è servita anche a testare il percorso che parte da Vibonati e dopo aver attraversato Ispani giunge a Santa Marina. 15 chilometri tra natura e storia che fanno riaffiorare alla memoria fatti che hanno caratterizzato il passato dei tre comuni confinanti. In particolare a Vibonati ha colpito la forte presenza di querce da sughero, una realtà rara su tutto il territorio nazionale. Gli escursionisti, provenienti prevalentemente da Basilicata e Puglia, hanno manifestato interesse al nuovo sentiero sia dal punto di vista della botanica che della storia e dell'architettura, proprio perché durante il cammino è possibile ammirare piante tipiche della macchia mediterranea e alcune in via d'estinzione, ma anche resti di antiche strutture. Il sentiero delle sughere andrà sicuramente ad arricchire l'offerta locale per gli escursionisti, ai quali la Federazione Italiana spera di potergli mettere a disposizione l'intero sentiero del Mediterraneo, un progetto al quale sta lavorando da tempo con i suoi associati, primo fra tutti il presidente del Comitato Campano, Mimmo Pandolfo. Ad oggi il percorso, che da Sapri raggiunge Ascea, è stato realizzato per il 70%. Ora si spera di ultimarlo nel giro di poco tempo, offrendo così a quanti scelgono il Cilento per un'escursione all'aria aperta, una suggestiva passeggiata tra costa, monti e colline.